Anche oggi sul Corriere della Sera ci ritroviamo l'infettivologo Massimo Galli. Finisce in televisione, te lo ritrovi sul Corriere della Sera o su Repubblica, sulla Stampa, qualsiasi giornale, perché Galli parla, ma parla lui, e se non parla lui poi parla un altro infettivologo, e se non parla l'infettivologo parla il virologo, e se non parla il virologo la parola va al super scienziato Bucci. Oggi su Repubblica: invertire la rotta o sarà peggio di marzo, lo dicono i numeri, perché loro parlano con i numeri, capito? Cioè non parlano con numeri alla mano, no, parlano con i numeri, perché sono sciamani, capito? Allora, io, per carità, ma che parlassero tutti i giorni il virologo, l'infettivologo, lo scienziato, il primario, il chirurgo, tutta la stima del mondo, ma se ce n'è uno che i giornali non fanno mai parlare, che i giornalisti delle TV non inseguono e che nessuno insegue e che io invece voglio sentire, è Arcuri, è il super commissario Arcuri, ok? Perché cazzo non parla Arcuri? Ah, perché io tutti i giorni devo sentire l'infettivologo, che sono mesi, mesi e mesi che va in televisione e ascolti una puntata di qualsiasi trasmissione ed è uguale a quella di 2 mesi fa, di 4 mesi fa, di 6 mesi fa, perché dicono sempre le stesse cose, c'è sempre lo stesso pallottoliere. Io voglio sapere da Arcuri che cazzo sta facendo. È mai possibile che qui ci hanno abbuffato di commissari, supercommissari, CTS, super esperti e Colao? Colao è sparito, da che era l'uomo della provvidenza è sparito. L'unico che non sparisce mai è Conte, cazzo. Conte e i suoi ministri. Ma sto Arcuri, che è pieno di poteri, è quello che fa quel cazzo che vuole, non parla mai. Allora, colleghi giornalisti, è facile parlare e fare l'intervista all'infettivologo, al virologo, per l'amor del cielo, ma sapete ancora fare i giornalisti, sì o no? Ma siete in grado di andare a inseguire sto cazzo di Arcuri, sì o no? Cazzo, una risposta non la sta dando, una, porca puttana, una! È mai possibile non sapere nulla a proposito della sanità? Oggi prendi Repubblica, terapia intensiva, scatta l'allarme, le macchine ci sono, mancano i medici. Da che ci dicevano che finalmente c'era l'assunzione, tutti hanno capito che basta la politica dei tagli alla sanità pubblica, non è cambiato un cazzo. Un cazzo! Trasporto pubblico, ma voglio dire, siete pieni, ripeto, siete pieni di comitati, di esperti, di supercommissari, di geni della lampada, e non siete stati in grado di capire minimamente come mettere in relazione le società, le città, i cittadini. Ma sul trasporto pubblico chi ci deve pensare? Mio nonno? Mio nonno in cariola? Che cazzo vuol dire avere i superpoteri del commissario? Mascherine, non si capisce nulla. Hanno dato il bonus monopattino, le banchi con le rotelle. Che cazzo pensavano, che il trasporto pubblico fosse col monopattino e con i banchi con le rotelle? Non si può parlare con questi perché sono troppo impegnati a fare che cosa? Boh, non lo so, a combinare danni. Siete una cosa inguardabile, ingiudicabile, pertanto fate schifo, cazzo. E io voglio vedere Arcuri tutti i giorni deve relazionare sto cazzo di Arcuri. Giornalisti, fate 1000 trasmissioni al giorno. Ma è possibile che non riuscite a prendere Arcuri? È possibile che ci sorbite sempre con gli stessi esperti? Va bene, cazzo, va bene, ma una volta io voglio sentire Arcuri. Vogliamo sapere da Arcuri come cazzo ha fatto le gare sulle mascherine, sui banchi. Vogliamo sapere come sta gestendo la situazione. Se siamo in emergenza, come dicono loro, è perché il governo non è stato capace. E il governo è pieno di superpoteri. Il super commissario, il super presidente del consiglio e le super task force sono pieni di task force. Ora si dice che Montecitorio chiuda per lockdown, ma tanto era già chiuso, eravamo una valanga di zombie, non ci fanno fare un cazzo. E intanto vi parlo dall'autostrada, sì, perché è stata una grandissima esperienza in Friuli Venezia Giulia, abbiamo parlato e presentato Italexit, è andata benissimo, ok? Quindi adesso vado a prendere il treno a Mestre e vi parlo dall'autostrada dei Benetton, perché a proposito di non fanno un cazzo,
l'autostrada è ancora dei Benetton, anche il pezzo del ponte Morandi, dove è incluso l'ex ponte Morandi, perché a furia di parlare, ok, l'unico che sta ridendo, sono due che stanno ridendo, Arcuri, che infatti nessuno è, e Benetton. Grazie Benetton, le autostrade sono tue. Poi se un giorno ti vorrei prendere anche tutto questo, va bene. Ciao ragazzi, buona domenica.